Eccoci qua in compagnia del nostro Gian Maria De buongiorno, Paolis. Buongiorno Gian Maria, bentornato. Grazie, in un orario grazie. Non consono, tra l'altro, diverso dal solito. Devo dire un orario molto interessante perché sì. Ci si alza, innanzitutto c'è la luce del sole, di solito quando ci alziamo è sempre vero, buio, è buio, notte. Fa anche un po' più caldo, quindi quando si entra in auto però non si trova sono più traffico meno... probabilmente. Sì, più che altro sono attivi semafori, quindi sì, viene un po' vincolata la velocità dell'auto, però in realtà non è malvagio, sì, non è malvagio, sì, si dorme un po' qualche più con calma, più. Qualche Bellissimo. Minuto di più, tanto l'abbiamo fatto solo oggi, quindi la prossima volta mi ritoccherà alle 5 svegliarmi, ma lo facciamo con piacere, lo facciamo. Bene, bene. Allora, che ci racconti allora oggi? Vi racconto un paio di cosine interessanti e pratiche. Una perché qualche volta mi ridomandano e allora facciamo un pochino di promemoria e altre perché insomma sono due servizi interessanti di pubblica operatività. Il primo lo ricordiamo perché ancora oggi ne parliamo tante volte ma mi dicono ma qual è quel sito dove devo bloccare la gente che mi telefona alla casa? Ancora questa storia mi chiedono, sì, ma, eccolo qui. Oh, il registro pubblico delle opposizioni. www.registrodelleopposizioni.it. Vi ricordo rapidamente che questo sito serve a evitare che operatori commerciali, quindi attività di telemarketing, vi telefonino a casa e quindi vi facciano proposte. Come poter evitare quindi tutto ciò? Basta andare su questo sito, registrarsi oppure comunicare nelle varie modalità, perché vi ricordo che per poter comunicare il vostro numero di telefono, quindi il numero di telefono di cui siete titolari, ai quali nessuno potrà chiamare, lo potete fare per raccomandata, via fax, via email, via numero verde o direttamente dal sito web. La cosa importante è, una volta effettuata la comunicazione, assicuratevi che siate stati inseriti all'interno del registro, a quel punto non dovrebbe chiamarvi più nessuno. Non dovrebbe. E per chi ci chiama sul telefonino? Per chi ci chiama sul telefonino, sempre all'interno del sito, nell'area abbonato, c'è tutta una serie di modulistiche, tra cui un modulo per identificare, quindi fare un esposto, un reclamo direttamente al registro, e questo modulo lo trovate anche sul sito del Garante della Privacy, dove poter appunto fare un reclamo indicando l'ora, l'operatore, quando vi ha chiamato. È un modulo che si compila anche a mano, lo si può inoltrare via fax, a quel punto se qualcuno vi chiama lo compilate, lo inoltrate via fax, via mail o quello che sia, il registro o il garante provvederanno a quel punto a procedere con la segnalazione che effettuate. Comunque un buon deterrente, io l'ho provato sulla mia pelle, è quello che quando vi chiamano la prima cosa che dite, fatta, ah sì, buongiorno, la chiamiamo, benissimo, vorrei solo far notare che sono iscritto al registro dell'opposizione. A queste magiche parole più delle volte neanche vi dicono buongiorno, chiudono il telefono e tendenzialmente non vi richiamano più. Tendenzialmente. O altrimenti basta anche non dire sono iscritto al registro delle opposizioni, si manda decisamente a quel paese. L'operatore, no, dite, il problema dite, si io risolve. Vi passo serena e subito clic e chiudono il telefono. Giustamente, perché hanno il terrore. Hanno il terrore. Cosa importante, ricordate che ogni operatore di attività di telemarketing dovrà prima di chiamarvi andare a verificare sul registro se il vostro numero è presente. Se è presente sul registro non vi potrà chiamare. Ripeto, non è una condizione sine qua non, perché molti operatori o a volte piccoli operatori commerciali effettuano questa chiamata senza la verifica, glielo dite e semmai fate un reclamo e lo spedite. Quindi, prima cosa importante. Seconda utilità che vi riporto, e questa può tornare utile quando abbiamo controversie per quanto riguarda operatori di comunicazione, più nel particolare operatori di connessione ADSL. Prendo questo esempio perché questa è la problematica più ampia che si è andata a identificare, cioè quando avete la vostra connessione internet a casa o che non funziona, o che avete richiesto un nuovo allaccio a una connessione ADSL, ma dopo 5-6 mesi, come è successo anche al sottoscritto, non è arrivata. O comunque ci sono problemi di velocità, verificati, ci sono basse velocità, non è conforme a quello che avete sottoscritto a livello contrattuale. Invece di starvi a impazzire a fare 50.000 telefonate ai call center, perché purtroppo spesso capita di essere rimballati da un operatore all'altro, potete utilizzare il Corecom Abruzzo, che ecco qui vediamo il sito www.corecomabruzzo.it,
All'interno del Covercom, nel menu di sinistra scorrendo, ci sarà controversie e lì potete trovare tutta la documentazione per far presente, scusate, conciliazioni, tutta la documentazione per far presente appunto la problematica. Sarà il Covercom che vi chiamerà l'operatore e vi aiuterà a trovare una soluzione. Lo dico perché questo è un sistema che ultimamente è stato utilizzato in maniera molto molto importante, le conciliazioni sono arrivate a oltre 2500, quindi cosa significa? Che il sistema funziona, ma soprattutto che vi risolvono il problema. E soprattutto che di problemi ce ne sono tantissimi. Soprattutto i problemi ce ne sono tantissimi. Quello è stato eclatante. Ma davvero tanti. Però è una cosa importante perché? Perché guardate che a volte non si sa più dove sbattere la testa. Io purtroppo per mia esperienza non conoscevo ancora il servizio, parliamo anche di qualche anno fa, per fare una connessione ADSL, non parliamo dell'operatore, mi sono dovuto raccomandare, ma può essere? Veramente ho dovuto chiamare un tecnico amico di tutt'altra regione chiedendo guarda mi vedi questa pratica perché sono 6 mesi e non riusciamo ad attivare una connessione ADSL e non in una zona particolare, Teramo Centro. Quindi in questi casi com'è possibile? Vi direi chiamate tutti a me, io chiamo sto amico mio e vediamo di risolverlo, ma se incominciano ad essere tante chiamate, adesso c'è il Covercom, chiamate il Covercom, ci pensano loro. Spesso c'è anche il rimborso, nel senso che se avete subito un danno di tipo economico, una connessione mancata, una velocità non valida, loro vi aiutano anche a recuperare parte della pecunia. Quindi assolutamente vi ricordo www.corecomabruzzo.it. Benissimo. Terzo servizio utile, l'ho testato anche con una certa soddisfazione perché il sistema è migliorato notevolmente. Caro Gian Maria, Marial, grazie. Mi piace. Garante. Al garante. Vedi? Caro Gian Maria, al garante non interessa assolutamente nulla e posso affermarlo con sicurezza per esperienza personale. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Purtroppo si invia una segnalazione, una comunicazione, poi vediamo un pochino il percorso che fa. Se andate sull'home page del Garante della Privacy c'è un bel box appunto dove si fa rilievo proprio al fatto del registro delle posizioni e di tutta la documentazione che all'interno sempre del sito del Garante che mette a disposizione. Proviamo con questa cosa, con il registro delle opposizioni, eccetera, eccetera. Se non funziona, divertiamoci, cioè prendiamocela ecco, a ridere. La seconda soluzione è by Suriani, la condivido. Appena ci chiamano, rispondiamo con una pernacchia, senza parolaccio, senza cattiverie e riattacchiamo. No, il problema... Anche è che io, disturba magari è che vi chiamano a ora di pranzo. Vi chiamano staccamo ora di il telefono a ora di pranzo. Sarebbe anche questo una soluzione. Vabbè, ma tanto che ci vuole attaccare per macchietta e si riattacca, no? È semplice. Allora, invece di inviare un reclamo, andate sul sito di Teleponte, a richiesta informazioni, chiedete, mi può venire la Suriana a fare la pernacchietta? Registro all'operatore. Perché io particolare, voglio dire, ognuno farà la pernacchietta. No, ma più che altro perché quando squilla uno si deve alzare, deve andare a prendere il telefono, buongiorno, la chiamiamo, già si smuove il sistema nervoso, allora viene serena immediatamente, poi neanche vi dovete alzare, lei vi aggancia un apparecchietto al telefono. Okay, no, però sì. Il garante ovviamente questa è sempre gestione della privacy perché voi comunicate il fatto che i vostri dati non possono essere utilizzati ai fini pubblicitari e commerciali. Il garante ne dà molto rilevanza, poi che lui in qualche maniera possa o non possa intervenire, alziamo le mani. Di certo ne dà tanta visibilità. Io ho detto a qualcuno, guarda, riscrivetevi più volte, che vi devo dire, provate a sollecitare, però è anche vero, vi dico questa, che io un paio di tentativi di reclami li ho fatti, uno per esempio mi hanno chiamato e mi hanno chiesto in maniera precisa chi era l'operatore, a che ora e perché, probabilmente è anche vero che saranno totalmente intasati di richieste. Comunque Carlo, grazie, lo verifico, mi informo meglio se ci sono anche altri modi o altre modalità per poter Senti, procedere. Io vorrei... ho paura, quando mi fai io vorrei ho paura. Ma chissà perché appena io inizio a dire ho un'idea. Cioè l'ultima volta che ho un'idea si è comprato l'iPhone, un dramma, guardate, un dramma. Allora c'è una teoria che dice che i giovani, i nativi digitali avranno certe particolarità del corpo un po' più sviluppate rispetto ai genitori, ad esempio il dito per scrivere gli sms, le mani per scrivere con le tastiere, avranno proprio fisicamente, un po' come il braccio del tennista, no? Chi gioca sempre a tennis, il padre, il nonno e così via, si dice che sia più predisposto. Ecco, Serena, non gli serve un cambio di generazione. Già gli si sono allungate le ditine con quale le scrive sul cellulare, vedete, c'è una cosa eccezionale. Cioè, tu,
fatto? Ma che hai fatto? Dici? Ho quasi scritto un articolo. Ma quando mai? Ma finisci? Era un caffè, 32 secondi. Guarda che comunque il cellulare non l'ho comprato adesso, cioè l'ho ringraziato il cielo da anni, anni. Prima rispondevo con qualche millisecondo di attesa il vecchio cellulare, questo che gli risponde in tempo reale. Dovete vedere, finito. Scritto un tema. Ma smetti. Prego, Serena. Questo cosa... ti fa capire che sono tecnologica, a differenza di quanto ho sempre pensato. Mo, allora, Serena, ti vorrei, visto che vedi, mi conviene, va a portare avanti la mia idea, vorrei che ci raggiungesse qui in diretta un altro ospite. Ah, andata bene, non è tecnologica la cosa. Non è tecnologica la cosa, anzi, è qualcosa che non ha nulla a che fare con l'informatica, la tecnologia. Con la tecnologia. Anzi, qui diciamo che restiamo sulla tradizione. Guarda un po', che cosa ti dicono queste immagini? Vediamo che un qualche po'. Qualcuno è morto. Oh, chi sarà morto? Vediamo un po'. È un test, incomincia a sudare. Dai, chi sarà morto secondo te? C'è anche la TV, la Raia de Mundurie. Il carnevale. Sì, bravissimo, vai, bravo Gianmaria, complimenti, hai vinto. Non lasciamo perdere che ho vinto. Non hai vinto nulla. Vediamo queste immagini e vediamo anche in queste immagini uno dei protagonisti che tra poco parlerà con il nostro pubblico a casa, ci racconterà meglio di questa iniziativa. Si tratta di Vincenzo Macedone, il regista, nonché attore di questa manifestazione, appunto del carnevale morto. Come vedi c'è un morto che sarebbe il carnevale, la vedova che piange, che si dispera. Chiaramente, a dispetto del nome Carnevale Morto, è una manifestazione molto simpatica, c'è da divertirsi. Sei stato mai da lui? No, la vedo, ma assomiglia a qualcuno che conosco qui in questo momento. Cioè, a chi ti riferisci? Ma il capello è biondo, no? Un sì, po' più vuol chiaro. Dire che mi somiglia. Ma non si può mai sapere. Oddio, se indossassi quel cappello, tutto sommato, potrei essere molto, molto simile. Perché no? Magari l'anno prossimo faccio io addolorata. Assolutamente, io sponsorizzerò, faremo un blog dove daremo i mi piaci per far sì che Serena sarà la prossima addolorata. Addolorata. E allora, benvenuto a Vincenzo Macedone, benvenuto. Buongiorno a prima di tutto, abbiamo visto alcune immagini che si riferiscono al Carnevale Morto di Montorio, questo Carnevale Morto che si è celebrato naturalmente il mercoledì delle Ceneri. Da oggi per l'appunto prende il via il periodo appunto... Della Quaresima. Sì. Ecco, Gianmaria intanto non so che sta facendo. Io Carnevale Morto, prima cosa. Adesso sta cercando. Va bene, allora, insomma, Vincenzo, com'è andata? È andata molto penso bene. Penso che anche voi vi siete divertiti molto. Noi ci divertiamo sempre. Penso che questo sia il segreto di questa organizzazione che da un po' di anni ormai ha preso in mano la gestione del Carnevale e del Carnevale Morto. Siamo un gruppo di amici uniti, ci divertiamo molto e soprattutto insomma, portiamo avanti una tradizione di Montorio che ormai va avanti da quasi un secolo, è una particolarità unica nel suo genere, nel panorama nazionale e noi abbiamo cercato in questi anni di sponsorizzarla e di farla conoscere anche al di fuori dei confini non solo montoriesi e teramani, ma anche abruzzesi. E devo dire che quando abbiamo provato a farla conoscere fuori, abbiamo avuto sempre un riscontro molto positivo. E vediamo infatti tantissime persone hanno sì, la partecipazione da parte della gente è stata da sempre molto molto calorosa e molto numerosa. Devo dire che anche fuori dai confini regionali abbiamo avuto un riscontro sempre molto positivo perché è una cosa molto particolare. È una cosa che il Carnevale Morto si festeggiava nel centro-sud d'Italia. Devo dire che è rimasta radicata solo a Montorio in questo modo. Montorio poi ha la particolarità che lo festeggia il mercoledì delle Ceneri da sempre. E questo insomma è un unicum a livello nazionale che noi facciamo di tutto per mantenere. Certo, intanto vediamo queste immagini simpaticissime, vediamo appunto il Carnevale Morto che sfila nella sua bara. Come si chiama il protagonista? Che poi poverino per tutto il tempo. Il Carnevale Morto da qualche anno è sempre un cittadino montoriese che si presta amichevolmente e simpaticamente a questo gioco. È un nostro concittadino Luigi D'Agostino, che da qualche anno ormai è il carnevale per eccellenza, diciamo così, il Carnevale Morto
per eccellenza. Ma poi quest'anno ci sono state delle novità, c'era anche il sindaco. Ogni anno cerchiamo di rinnovare, di cambiare, di rinnovare, certo, l'entourage dei e personaggi. Anche il sindaco stesso si è divertito nel vedere, sì, insomma, questo personaggio, sì, con tante idee per la città, insomma, sì, idee, sì, un po', sì, bizzarre, sì, però... Comunque un programma elettorale c'era. Sì, noi ogni anno cerchiamo di, al di là dei personaggi storici che da sempre partecipano al Carnevale Morto, storicamente, insomma, quindi ogni anno aggiungiamo qualche altro personaggio anche per dare vita un po' a scenette diverse. Eh sì, naturalmente. E quest'anno già la domenica eravamo partiti con la campagna elettorale per il nuovo sindaco. Che evidentemente poi è stato eletto e quindi ha fatto il discorso di insediamento mercoledì sera. È stato molto simpatico e divertente, un altro personaggio che è conosciuto anche al di fuori di Montorio, che è Roberto Marcozzi, che era il sindaco in pectore poi mercoledì sera. E poi i due miei amici carissimi che partecipano attivamente ormai da qualche anno, che sono la vedova addolorata, che è interpretata magistralmente ormai da Luigi Falconi da svariati anni, e il personaggio che cambia sempre, che destabilizza un po' poi tutta la serata, è interpretato da Luigi Marietti, che l'altra sera, mercoledì sera, era una splendida vigilessa, bene, a quanto, bene, pare raccomandata dal sindaco. Ah, ho capito, per questo erano sempre a braccetto, ho capito. Allora Gianmaria, tu nel frattempo, sì, sei andato, guarda, abbiamo anche la concorrenza, c'è lì anche la televisione. La Raia. Sì, la Raia che fa concorrenza a Teleponte, la Raia, con qua il sindaco che giustamente percorre le vie della sua città. Tu che hai trovato? No, la cosa simpatica che prima stavate parlando è che se uno scrive su Google Carnevale Morto, i primissimi link sono di Montorio. Sì. Quindi sì, è un evento tipico del nostro territorio, e guardate che avere una rilevanza su queste parole, carnevale che è importante, morto e comune sono due parole comuni, significa che eventi come questo, che hanno tipicità del territorio, al momento esistono principalmente a Montorio, perché guardate veramente quasi tutto Montorio, dovunque se ne parla Montorio, vanno anche un pochino supportati nella tradizione, perché sì, sono, sì, poi, sì, degli strumenti che nelle nuove logiche di marketing e anche di movimento del turismo, guardate che potrebbe assolutamente fare un più X% per strutture ricettive, per bar, per locali, quindi mi piace, perché quando abbiamo queste peculiarità dobbiamo un pochino più tenerle vicino a noi invece che farle sfumare, abbiamo, perché non c'è un budget o purtroppo perché ci sono problemi. Negli ultimi anni abbiamo percorso questa strada, che purtroppo negli anni precedenti, circa 30-40 anni fa, quando insomma il Carnevale Morto comunque aveva anche una eco abbastanza grande, ma non c'era questa cultura poi del divulgarlo al di fuori dei confini paesani. E quindi si è perso un po' di tempo, diciamo così, negli ultimi 6-7 anni, quando l'organizzazione è cambiata, c'è stato un rinnovamento anche all'interno dell'associazione, e quindi si è stata data una rilevanza diversa al Carnevale, anche pubblicizzandolo sulle reti nazionali, che sembra banale, ma è molto difficile, soprattutto in manifestazioni di questo tipo, che possono essere offensive anche per i religiosi, per le persone cattoliche. In realtà poi, facendo vedere l'immagine, facendo capire quello che è il Carnevale Morto Montoriese, dove non c'è una simbologia religiosa specifica, dove non c'è un riferimento a una religione specifica, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere anche un rito pagano in realtà. Assolutamente. Sì. Dal quale poi deriva in realtà il Carnevale Morto. Anche nelle reti nazionali abbiamo avuto una rilevanza, abbiamo avuto un interessamento importante, tanto da far interessare l'UNESCO qualche anno fa alla nostra tradizione, che è stata segnalata come tradizione da salvaguardare, che mi sembra che sia un risultato importantissimo per un piccolo centro come Montorio, e anche essere annoverati tra le eccellenze nazionali, i passaggi su Rai 2, anche su Rai 1, insomma, voglio dire, abbiamo avuto molto successo anche al di fuori dei confini, e anche per questo il Carnevale Morto di Montorio è diventato un evento rilevante anche a livello nazionale. Ma basti vedere quanta gente era presente, nonostante il freddo, nonostante un giorno infrasettimanale, sì, sono, sì, insomma, sì, sì. Veramente purtroppo testimonianza del fatto che vale la pena, insomma. Purtroppo dopo anni di acquisti online, e quindi qui cambiamo argomento,
purtroppo qualche settimana, eccolo là, io già inizio a leggere e già, come dire, sorrido, non per il nostro amico che avrà avuto una sventura, non ha ancora termino di leggere, ma per il fatto che io dico sempre che online non mi piace comprare. Allora, purtroppo qualche settimana sono stato oggetto di una truffa, un acquisto mai arrivato, documenti falsi che mi ero fatto inviare per tutelarmi, numero di telefono non più attivo, mi sono recato alla polizia postale e mi hanno detto che non hanno personale, che se voglio fare la denuncia, con molto scetticismo, devo andare dai carabinieri. Purtroppo ogni tanto anche più esperti incappano in errori e ci si accorge di quanto sia facile fare una truffa online. Fate molta attenzione. Allora, posso, assolutamente sono d'accordo, il nostro amico ha fatto benissimo inviare questo sms, tant'è che poi nella prossima volta che ci incontriamo abbiamo una serie anche di consigli ultimi su come stare un pochino più attenti. E state attenti, perché ci sono andato vicino anche io un attimo, non perché bisogna essere degli esperti tecnici, bisogna essere degli ingegneri nucleari, ma perché veramente ormai sbagliare una A per una B ci si connette a dei siti che sono identici a quelli reali, casomai si fa un acquisto e il sito è un fake, quindi un falso. Oppure purtroppo, come è capitato al nostro amico, comprare qualcosa, farsi inviare i documenti, non so se è capitato su eBay, mi sembra molto una modalità di acquisto tramite eBay, l'anticipo dei documenti, i numeri di telefono. Quando comprate online assicuratevi una cosa basilare, di comprare su siti affidabili. Attenzione all'affare, l'iPhone a meno 80%, le Samsung Android a meno 20, 40, 70, 100%, non esistono queste cose qui. Comprate su siti conosciuti, di marche importanti, e se dovete acquistare su eBay, attenzione alle aste, perché le aste, ricordate che sono sempre spesso tra privati, e quindi il rischio si può alzare. Purtroppo mi dispiace per il nostro amico. Beh, assolutamente sì. E immagino che lui abbia verificato e controllato tutto, sì, perché ho visto, insomma, già è stato molto puntuale. Fate molta attenzione. Probabilmente una persona che utilizza spesso. Esatto, non significa non acquistate online, attenzione, significa fare molta attenzione. L'altra volta abbiamo parlato delle iscrizioni online delle scuole. L'iscrizione online delle scuole, amici miei, vedete come piano piano ci si sposta, quindi neanche si possono fare dei ragionamenti in cui dire no, io non lo faccio perché è pericoloso, perché prima o dopo vi ritroverete isolati. Quindi questo è il messaggio, fate molta attenzione, ritornateci un paio di volte, due o tre volte, verificate il sito, parlatene con gli amici. Per esempio, quando dovete comprare su un sito che non conoscete, già io ve lo sconsiglio, ma se dovesse proprio capitare, prima di comprare mettete il nome del sito su un motore di ricerca, scrivete la parola opinioni e vedete cosa vi dicono. Se ci sono opinioni positive e tante, allora siete un po' più tranquilli. Se non ci sono opinioni, se ci sono opinioni negative, mi sembra abbastanza ovvio. Se non ci sono opinioni, è come se ci fossero opinioni negative. Può essere che nessuno parla? Attenzione. Ah, veramente fate attenzione, ma questo, ecco, qualche omertosi piccolo consiglio. Omertosi sono, dobbiamo essere. Anche perché i soldi sono i nostri. Ma certo. Dunque, a Pier Ferdinando Piccioni in regia, quanto tempo abbiamo ancora? Quanto? È finito il tempo, cioè è proprio finito, vabbè, che era finito nero certo, speravo in qualche minuto di sforo, e invece no, o non di si può. Non si può, va bene. E allora a questo punto io vi ringrazio di cuore, grazie a Vincenzo Macedone, ci ritroveremo sicuramente per qualche altra iniziativa, torneremo a parlare del Carnevale Morto e di tante altre belle manifestazioni che si svolgono a Motore Albomano e non sicuramente. Grazie a Gian Maria Di Paolis, Serena, grazie a te, grazie che al oggi pubblico. È venuto in versione ritardataria, beh, rispetto alle 7:20 del mattino, sì, no, è in versione relax, ecco. Relax, ritardataria è proprio relax, versione relax. Cioè arrivare alle 8 che la gente ti vede così presto, alle 8 è un lusso, normalmente alle 8 sei già uscito, invece oggi sei assolutamente versione relax. Bene, bene, grazie ancora, grazie anche a voi per averci seguito anche in questa puntata, ci vediamo venerdì prossimo con Prima di Tutto, buon fine settimana a tutti.